si attaccano. Ecus, Ecus fa qualcosa, Ecus fa qualcosa, Ecus. Perché ci siamo addormentati? Ma come mi sei svenuto, Giletto? Ma che posizione è per addormentarsi? Maschio 121, ok, no, 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 aspettate, aspettate, ragazzi, siete troppi, ragazzi, siete troppi. Yeah, abbiamo anche la femminuccia, mio Dio, i scorpioncini, avremo gli scorpioncini, che dolcezza. E guarda quante spore, no, ma io ti ho lanciato un'altra bola. Non vale, io ti ho lanciato un'altra bola, non vale, non vale. Cioè, dovrebbe essere la cosa, la parte facile della questione, prendere le falene, in teoria, no? No, a quanto pare no. Ok, c'è la femmina 83. Adesso mi sono rotta incredibilmente le scatole. Incredibilmente tanto. Ecus, stai buono. Mi hai già fatto girare tanto le scatole. Penup sta per riprendere il volo. Ora. No, no, ma ti ho preso. Ti ho preso, non vale. Non vale, ti ho preso con la bola. Ti ho preso, maledetta. Maledetta. Mi stanno coglionando un po' troppo queste creature, eh. Un po' troppo, troppo, troppo. No, dannazione, mancato. Ah no, l'ho preso, l'ho presa. Non puoi avere sete adesso, Ginetto, non rompere le scatole. Porta pazienza, soffri un pochino. Oh, si è addormentata, alleluia, eh. Alleluia, con calma, signora, mi raccomando. Porca miseria, ci ha messo l'eternità. Allora, dobbiamo dargli le baccucce alla signorina qui, perfetto. Sì, ora ti do da bere, Ginetto, porta pazienza un attimino, grazie. Vediamo di raccogliergli tante bellissime baccucce. Se non sbaglio, gli piacciono come alla maggior parte degli erbivori le miglior bacche. Potevamo anche fare le bola, ma non ne avevo. Potevamo anche fare probabilmente un paio di keyball, ma sinceramente non ne avevo tantissima voglia. Ma prima o poi faremo altre keyball. Magari per creaturine che ci richiedono un pochino più di impegno. Anche se devo dire la verità, è stata abbastanza una rottura di scatole inseguire la bestiolina qui, eh. C'hai un musetto un po' da blatta, lo sai? Già il musetto un po' da blatta. A me le blatte fanno un po' tanto molto schifo. Vabbè, no, dai, non proprio tanto da blatta. Un pochino da blatta ce l'ha però. Un pochino la faccia da blatta ce l'ha e la cosa non mi piace. Mamma mia, la signorina qui ci sta mettendo un'eternità da domesticarsi. Porca miseria. Vediamo allora se nel frattempo qualche maschietto si è riavvicinato a terra, perché comunque erano in questa zona. Magari sono tornati per di qua. Posso osare sperare? Ma guarda che lì ce n'è una. Guarda che lì ce n'è una. Aspetta, aspetta, aspetta. Ah, una femmina. Una femmina, porca puttolina. Speravo fosse un maschietto. Oh, là c'è il maschio 116. Però è laggiù sull'acqua, porca puzzola. Signore, non le va proprio di avvicinarsi su questa riva. È accogliente, glielo giuro. Guardi, là c'è anche un Baryonyx. Non mi sembra il caso di restare lì, no? Ciao Baryonyx, sì, mi devo ricordare di voi. Guarda come va sott'acqua e non lo vedi più. Sì, devo stare attenta. Anzi, facciamo che ci allontaniamo poco poco. Tanto quella ormai è andata dall'altra parte. Direi che la possiamo anche lasciar perdere. Aspetta che ho visto muoversi qua da qualche parte. Cos'è? Ah no, Gallilimus. Ah no, no, vedi, vedi, vedi. C'è. Cosa sei, cosa sei, cosa sei? Maschio 62. Maschio 62. Ciao maschio 62. Ah, ho finito le bola. Ah, abbiamo finito le bola. Molto bene. Molto bene. Questo è un problema. Dannazione. Allora, vediamo di farci rapidamente due bola. Ok, perfetto. Un po' di bola ce le siamo fatte. Vediamo di buttare via quanta roba inutile che abbiamo raccolto. No, la pelle ci poteva servire. Vabbè, non importa. Ok. Allora, vediamo di attirarla dove c'è l'altra. Tipo, quindi se io faccio così, l'ho presa al lazzo, ora me la posso portare dietro, giusto? Sì, ok, ok, ce l'abbiamo qui, perfetto. Non vedo dove stiamo andando, però non importa, dovrebbe essere di là. Guarda che lì c'è un'altra, ma non è la nostra che si è svegliata, vero? No. Ok. Perfetto, aspetta, porca miseria l'inquadratura. Ok, perfetto, perfetto, ce la siamo portata qui. E... Tadan! Ah! Vediamo se riusciamo a bloccarla tipo con l'Ecus. E se no la rincorriamo di nuovo con il lazzo, ce la riportiamo a chi e poi la riprendiamo a colpi. Vabbè, alla fine il lazzo può essere utile in effetti per portarsi alcune creature dove si desidera. Ecco, no, 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 tizia. No, 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 no. No, vieni qua, che di là c'erano i raptor, di là c'erano i raptor. Vieni qua, ti prego. Ok. Giù anche il maschietto, perfetto, alleluia. Ok, ok, sono più complicati di quel che pensassi da prendere queste creaturine.
Allora, intanto tieni un po' di narcotici. Cosa c'hai? Sete, Ginetto, tieni. E io devo andare a controllare la tua mogliuera. Dammi un attimo. Ok, la signorina è al 92%. Perfetto. Gli abbiamo dato ancora un po' di narcotici. Direi che non serve neanche più tornare. Vediamo di tornare dal maschietto che era per di là. Dai, dai, che voglio farvi fare i cucciolotti. Non vedo l'ora di vederli. Dannazione, si sta anche facendo notte. Dannazione. Tieni, tizio, mangia anche tu. Vedi di non metterci un'eternità, ti prego. Ah, là c'è il sarco, là c'è il sarco. Sta salendo, dannazione, lo sapevo che saliva. No, 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 no. Vediamo di farlo fuori prima che ci attacchi alle spalle. Bravo vigliacco, qual è? Dove sei? Era qua? Ah, laggiù! Perfetto. Speriamo che i raptor là sotto non l'abbiano sentito. E che col favore delle tenebre abbiamo fatto tutto e nessuno ci ha visti. Perfetto. Sbarazziamoci del cadavere. Guarda laggiù, guarda laggiù. Mi sembra di vedere una bella falena addomesticata, vero? Ma ciao piccola, ebbene sì, eccola qui, eccola qui. Vieni, vieni, seguici, seguici. È lentina la piccolina, vero? Sì, mi sembra di aver letto che è abbastanza lenta. Quindi la possiamo anche cavalcare, infatti ci siamo anche già preparati la sella. Però muoversi con la falena non è il caso, da quello che ho capito è molto lenta. È più che altro utile per rallentare un pochino i nemici, appunto con le spore. E poi in teoria dovrebbe anche produrre seta, forse, se non erro, se non erro. E giusto per evitare imprevisti di sorta, mi sa che noi ce la mettiamo nella sfera poché così siamo tutti più tranquilli. Perfetto, tizio, manchi solo tu, ti prego, non metterci l'eternità di sempre. Allora, sono contenta di essere venuta a fare la caccia con l'Ecus, perché comunque è stato molto divertente testarlo, lo useremo assolutissimamente ancora. Guarda com'è bellino poi, guarda com'è bellino. Però di notte in queste zone io mi sento molto più tranquilla con Crypto. Senza togliere niente all'Ecus, per carità, ti sei comportato benissimo, sei stata meravigliosa. Ah, e finalmente ce l'abbiamo anche l'altro, ottimo, ottimo, ottimo. Aspetta, aspetta, Lillo. Ti metto subito qui, ce ne torniamo a casetta, vi faccio subito accoppiare, voglio vedere tutti i cucciolotti. Ciao piccolo. E voilà, ci prendiamo ciò che rimane e ce ne torniamo a casa al galoppo. Yeah! Ok, perfetto, abbiamo un po' di creaturine adesso da testare. Fuori uno, tra poco fuori l'altro. E di nuovo abbiamo un sacco di bestie incasinate. Quindi direi che quanto prima è il caso di costruire almeno un paio di stalle per qualche creaturina. Ok, allora un paio di coppiette ce le abbiamo finalmente. Vediamo di sistemarle, gli ho già messo la sella. Però in effetti ora che ci penso non ho ancora testato neanche le creaturine. Oh, come si muove strano lo scorpione. No, vabbè, fa un po' impressione. Guardalo, guarda come muove veloce quelle zampette. Che schifo. Per carità, non fraintendetemi, a me gli scorpioni in realtà piacciono. Sono delle creature incredibilmente affascinanti. Ma guarda questo come si muove. Ma che schifo, sembra che ha delle braccia che gli escano dal corpo. Non sono zampe. Come attacco? Ah, ok, pungiglione poi. E basta. Ah, ogni tanto dalle... ok. Ogni tanto da due pizzicottini con le zampette davanti e randomicamente ogni tanto invece punta con il pungiglione sulla coda. Va bene, a scelta sua, a sua discrezione. Ok, fa così. E ora aspetta perché sono molto molto curiosa di vedere un attimino la falena. Scusami. Cioè, ma noi davvero possiamo salire sopra questo qua? Ma guarda! Vabbè che Ginetto è piccolino, Allora, a piedi ovviamente la falena è qualcosa di incredibilmente lento. Volando. Vabbè dai, poverina, volando se la cava. Cioè ovviamente non ci andremo in giro, però dai, non è male. Pensavo fosse molto molto più lenta. Vabbè, molto è molto molto carina comunque. No, ma poi vedere Ginetto sopra questa cosa è una cosa adorabile. Ma guardalo. Tu continui ad avere un musetto orribile, mi dispiace cara la mia falena, porta pazienza, però vabbè. Ma per curiosità, scusa, da sopra la falena noi possiamo sparare? Ah no, non ci fa fare niente. Ma perché rimane bella ferma ferma, quando noi ci fermiamo sarebbe stato molto comodo. Va bene, basta cincischiare e giocare con le bestioline, che non è il caso, anche perché adesso si stancheranno parecchio i signorini qua. Oh, 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 oh. Ah, forse qua non vi ho fatto vedere che abbiamo terminato la stalla. Cioè, abbiamo qua le postazioni per gli Ecus e ci puntano il culo in faccia, non è una bella cosa, ma vabbè. E da questa parte abbiamo delle altre
zone per altre creature che adesso ci andremo a catturare. Sono indecisa se metterci i Gallilimus o qualche altra creatura. Vabbè, ci pensiamo, fatemi sapere anche voi nei commenti. Ci potremmo mettere i Baryonyx. Se ci prendiamo due Baryonyx, perché no, dai. Sì, Ginetto, mangia. Va bene, bando alle ciance, vediamo di fare la cosa per cui ci siamo strippati a prendere queste bestioline, ovvero farli accoppiare tutti quanti. Sì, anche voi, draghi spinosi, anche voi. Allora, direi di cominciare dai nostri due scorpioncelli. Ciao, bellissimi. Abilita accoppiamento anche a te. E vi state accoppiando? Sì, vedo cuoricini, si sta accoppiando. Si stanno accoppiando, oh mio Dio. Si può fare allora, è vero. È tutto vero, è tutto vero. Si può fare. Si possono far accoppiare gli insettini. Falene, venite anche voi dopo una vita su Ark di castità. Finalmente anche voi vi potete accoppiare. Non siete felici? Vedi il miracolo della vita, basta un aggiornamento e tu ti puoi accoppiare, non è difficile. E anche loro sono in accoppiamento. Oh mio Dio, oh mio Dio. Ok, allora, per ora ci fermiamo qua, nel senso che facciamo accoppiare solamente le due coppiette di insettini qua. E i draghi spinosi dopo, perché come al solito non ho voglia che tutto fluisca allo stesso momento e che quindi ho 30 cuccioli da allevare, uova da far schiudere, gente che scappa, gente che muore. No, facciamo che sto giro, ci facciamo le cose con un po' più di calma. Poi vediamo quanto ci mettono a schiudersi le uova. Vorrei anche capire se posso farle schiudere qua nel deserto o se dobbiamo tornare all'altra base con i condizionatori. E poi non mi dispiacerebbe assolutissimamente provare ad andare a prendere anche due artropleure. Vorrei anche i cuccioli di artropleura. Non riesco mai a dirlo, mi incasino ogni volta. E non mi dispiacerebbe neanche vedere i cuccioli di mantide, che però qua non possiamo prendere, perché ovviamente, ovviamente, Ark ha deciso che non ci fa spawnare il cavolo di vermone gigante che struscia sotto la sabbia. Abbiamo un invasore! Salve! Ma ciao, piccolo gerboa, ciao! Ma, ascolta, io non ce l'ho i semi, mi sa, però... Però... A noi qua un gerboa manca, quindi... Ai, scusa, t'ho ammazzato? Quasi... Guarda, tanto abbiamo le piantine, i fiorellini proprio dietro casa, quelli che ci danno i semini di pianta Y, quindi a posto, perfetto. Piccolo gerbole, mi è ancora svenuto? Sì, e allora sai che c'è? Tieni, tizio, pappa un pochino e... Là! E ci abbiamo anche il gerbone nella base del deserto, mezzo morto, poverino, ciao. Oh mio Dio, saresti stato adattissimo per Halloween, tu, vieni. Ti portiamo a casetta bella bella. Ovetto! Oh mio Dio, ma questo è l'uovo, è l'ovetto della lima, ma davvero? Ok, troppo freddo. Come troppo freddo? Aspetta. Ah, ma non lo posso spostare. È vero, Cribio cacchio, che Virgilio me l'aveva detto che non si potevano spostare. Mi sono dimenticata. E ora c'ha troppo freddo. E che faccio? Gli accendo i fuochi vicino. Si sta anche facendo notte, Cribio. Ragazzuoli, voi come siete invece? Anche loro c'hanno l'ovetto. Aspetta. Aspetta, è tutto arrivato troppo tutto insieme di nuovo. Allora, gli ovetti, questo è troppo caldo. Vabbè, ma decidetevi. Ah, dannazione, avrei dovuto farli accoppiare direttamente nella base di là dove abbiamo la nursery, cacchio. Allora, praticamente l'ovetto degli insetti a quanto pare non si può spostare. Ripeto, me l'avevate anche detto, Virgilio me l'aveva detto in chat, ma io mi sono totalmente dimenticata, portate pazienza. Allora, questo è troppo caldo, ma si sta facendo notte, quindi in teoria a breve dovresti avere abbastanza freddo, speriamo. Se no dovremo aspettare per farli riaccoppiare. E niente, sto già piangendo per questa cosa. Lui invece è troppo freddo, quindi direi che gli accendiamo un paio di focherelli. Allora, genitori, spostatevi un pochino, che qua rischiamo altrimenti di darvi fuoco. Ok, mamma mia, che cielo nuvoloso che si sta facendo qua. Speriamo non piova, che questo già c'ha freddo, figurati. Allora, vediamo. Ne mettiamo uno qui, proviamo ad accenderlo. Intanto vediamo se sortisce qualche effetto. Ok, allora, dai che forse ce la facciamo, forse ce la scampiamo. Con il freddo della notte, l'ovetto del pulmono Scorpius finalmente è in incubazione. E con la bellezza di quattro fuochi praticamente appiccicati, anche l'ovetto della nostra falena è in incubazione. 10 minuti, perfetto. Ok, dai, dai, ce la possiamo fare. Nonostante la mia imbranataggine, probabilmente ce la possiamo fare, dai. Sono passati solo pochi minuti, ma là, improvvisamente all'ovetto di pulmono Scorpius è venuto freddo, così gli abbiamo dovuto mettere un fuocherellino a fianco. Vabbè, la vita dell'uovo sta scendendo a una velocità, non parliamone, però non importa, dai, forse ce la possiamo fare, forse ce la possiamo fare. Ma è un'illusione ottica dovuta al fuoco o si muove l'ovetto? Oddio, sembra che respiri! Sembra una di quelle robe aliene di X-Files, che schifo! Dai, ma guardala! Fa un po' impressione!
Ho dovuto aggiungere un altro focherello all'ovetto di Limantria. Guarda la stupidità dove ti porta, capito? Cioè, se io mi fossi ricordata che non potevo spostargli gli ovetti di insetto, a quest'ora questi non sarebbero stati 7 minuti più lunghi della mia esistenza. Sì, perché adesso sto qua a controllarlo in continuazione, perché da un momento all'altro viene freddo, la vita dell'uovo è scesa già al 65%, vedi? Mi raccomando, ragazzi, non fate come me, non fate come me, fate attenzione, ricordatevi. Non si possono spostare questi schifi di uovo che respirano. Scusa, ma anche quello del pulmone Scorpius respira. Sì, anche lui respira, guardalo. Guarda come si muove, fanno un po' impressione. Ragazzi, i vostri ovetti fanno schifo. Ah, aspetta, visto che la norma è quella di dimenticarci l'accoppiamento delle bestioline, facciamo questo giro, ecco, subito, così, proprio per evitare incidenti di sorta. Ma è sempre durata così tanto la notte? Perché sta durando tantissimo, forse è una mia impressione? No vabbè, sto correndo da un uovo all'altro in continuazione per controllare che nessuno dei due abbia troppo freddo, troppo caldo, troppa fame, troppa sete, troppo non so che cosa. Ovetto, ma tu davvero stai bene in mezzo a tutti sti fuochi? Cioè, secondo me non nasce un cucciolo, esce fuori un uovo sodo qua. Vabbè, al massimo ci facciamo colazione appena sorge il sole, che vuoi che ti dica? Appena nasce il piccolo di falena, la prima cosa da fare sarà spegnere i fuochi, perché altrimenti vedo già proprio nasce e muore subito e non è una bella cosa. Vorrei evitare la morte in diretta così come era successo col gerbo alla nascita. A proposito, ma ne abbiamo bacche! Ragazzi, servono bacche! Servono bacche! Dove è il cavallo? Dove è il cavallo? Dove è il cavallo? C'aveva lui le bacche, c'aveva lui le bacche. Ah, aspetta, gliel'ho messa anche qui, l'ho messa anche qui, è vero, le ho messe nelle mangiatoie. Allora, vorrà carne marcia il cucciolo di pulmone Scorpius, presumo, e invece vorrà un pochino di baccucce, quello di falena, spero non vogliano roba strana, non mi è sembrato di leggere niente di che, ma spero gli vada bene così. 1 minuto e 45, vediamo l'altro com'è. 4 minuti, perfetto, questo ci metterà un pochino di più, non importa. Manca pochissimo. Speriamo non ci muoia bruciata subito. Eccola, oddio, sono tante. Aspetta. Oddio, quante ne sono uscite? Ciao? Sono 3, sono 4, quante sono? No, aspetta. Ok, sono ingabbiate là dentro però, io come le raggiungo? Ciao piccola falena, ciao. Ok, una mia, sono tutte incastrate qui. Aspetta, non riesco. Sono tre. Ok, imprintati tutti, vediamo di dargli da mangiare. Mi sa che sta anche per nascere il piccolo di là, quindi è il caso di andare. Sono tre, ma porca miseria, ma non mi servivano 3 di queste. Ok, vediamo qua come stiamo. Troppo freddo, non puoi avere troppo freddo, Cribbio. Ok, allora fammi distruggere i fuochi qua. Voglio vedere le bestioline prima che ci nasca anche il pulmone Scorpius. Ginetto, noi siamo i soliti casinisti comunque. Se non ci incasiniamo l'esistenza, ovviamente non siamo felici. Oh, ecco i cuccioli, sono tutti in fila, ma guarda i cuccioli di... Ma ti pare che sono tutti in fila così? Ma dai! Ragazzi, sembrate una creatura mostruosa unica, cioè... Siete il risultato di un esperimento genetico. Oh, ma guarda che belline, ma mi stanno seguendo, scusa. Oh, mi stanno seguendo, amori. No, tranquilli, state vicino a mamma o papà, non so chi sia, però state qua. Ma guardale che belline che sono delle farfalline bellissime. Però sono venute tutte con le ali uguali, spero venissero di colori un po' diversi. Ovetto di pulmone Scorpius, mi dia segni di vita, lei com'è? Troppo caldo, e beh certo. Ho dovuto accendere altri fuochi perché durante la notte aveva freddo, è iniziato anche a piovere, adesso invece è caldo. Ora come siamo? Troppo freddo! Ti odio! Manca pochissimo! Anche lo scorpione! Eccolo qui, piccolo scorpione! Ciao! Ma ciao, piccolo scorpione! Ma quello come è minuscolo! È bellissimo! Ciao, cucciolo! Aspetta che ti do pappa! Tu vuoi carne marcia, è vero? Sì, perfetto, vedo che gradisce la carne marcia, ottimo, aspetta che ti tolgo questi 2 focherelli dalle scatole che ti voglio vedere bene. Mamma mia, il trauma che è stato far nascere sti cucciolotti, disperata, correndo da una parte all'altra, accendendo, spegnendo fuochi. Ed eccolo qui, il nostro piccolo scorpione in tutto il suo splendore, ma guarda che carino che è, dai.
con quella boccuccia, guarda la boccuccia, si vede ancora meglio nel cucciolo. Che bruttini con quei tre dentini messi lì davanti, sembri un alieno. Anzi, è un alien, è praticamente un alien sta bestia, va bene, ok. Le nostre tre limantri qui stanno crescendo di già, va bene. Cielo, puoi smettere di piovere un attimo, che sembra ancora notte, ma porca puzzola. Vorrei far notare la differenza tra uno dei genitori e il cucciolo. Cioè praticamente sembri una formichina, tesoro. Sembri una formichina, guarda con le zampette che mangia, che bellina. Ok, perfetto, quindi anche, abbiamo anche i nostri cuccioli di insettucci. Ci mancano ancora un bel po' di bestioline in realtà da far accoppiare. Ma non fa prenderle tutte in un episodio, perché ci vuole l'eternità di sempre. Però non importa, pian piano combiniamo, ragazzi. Non vi preoccupate, voglio tanti piccoli cuccioli. Ciao, piccolissimo. È una formichina questo cucciolo. In tutto questo però ci siamo dimenticati di testare la falena per quanto riguarda le spore, che in teoria rallentano la gente. No, vabbè, ma sembra che sto facendo una scorreggia. Ma dai. Ma dai, ma di quelle anche brutte. Cioè, di quelle letali proprio. Ma no, aspetta. Voglio andare a fare una scorreggia in faccia a qualche bestia. Aspetta, proprio a sfregio, a sfregio. Ah, aspetta che c'ha la stamina, che è uno schifo sta bestiolina. Aspetta che, già che c'hai i livelli da alzare. Guarda, tutto in stamina. Tutto in stamina, perfetto. Vedrai che la finiamo, che andiamo a scorreggiare in faccia a qualche bestiolina che non gradisce. E finiamo la stamina e ci ammazza malissimo. Allora, vediamo se gradiscono, salve. Ah, aspetta, ci ho fatto male però. Ah, guarda come va a rallenti. Anche l'altro, ci è finito in mezzo anche l'altro. Però dura pochino l'effetto, Dura un po' pochino. C'è alta scorreggina in faccia, guarda che non gradisce. Se ne va, non gradiscono. Salve, no, guardi, ho mangiato fagioli, non le conviene avvicinarsi, non le conviene. Se ne vanno, giustamente, guarda l'alone di fetore. Ok, va bene, basta, direi che stiamo finendo la stamina, basta giocare con le bestie brutte e cattive, vediamo di andarcene a casa. Ah, sta arrivando tanta brutta gente, guarda quanta brutta gente che arriva, presto, presto, presto. Ok, 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 ce n'è abbastanza stamina. Guarda quanta gente abbiamo fatto arrabbiare facendo un po' di scorreggine. Dai ragazzi, è aria, su. Ma perché ve la prendete così per un po' d'aria? Gente che non sta agli scherzi. Guarda gente che non sta agli scherzi. No vabbè, ma dai, ma guarda che schifo. Fa anche tutto il movimento con le zampette. Guardala, tipo lo sforzo, capito? No vabbè, bellissimo. È bellissima questa creaturina. Va bene ragazzoli, allora direi che per questo episodio la finiamo qua, sono troppo contenta di aver fatto nascere le ovette, anche se erano ovette molto strane, di tutti di questi insettini, sì sono pochi per ora, ma ripeto, piano piano li prenderemo tutti quanti. Per il momento io vi mando un enorme abbraccio, un grandissimo bacione e noi ci rivediamo nel prossimo episodio, baci e abbracci a tutti, ciao ciao!